Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentornati su Scorched Earth. Allora, oggi si fanno cose. Primo, qua ho portato i lupi perché questa è una zona di accesso al deserto e me li parcheggio direttamente qua, così non me li devo andare da base in poi. E qui, inoltre, ci farò una... come si chiama? Stazione. Perché ho fatto un bel po', un bel po' di, come si dice, robe. E quindi, di pezzi di ferrovia. E quindi voglio, insomma, usarli. Quindi per il momento sto creando questa... mini base, solo perché voglio un posto dove poter tenere i lupi al sicuro. Quindi ci faccio giusto qualche muro attorno, giusto per avere un posto dove poter tenere la roba. Quindi cos'è questo qua? Questo qua. No, non posso lasciare le finestre da questo lato, giusto per poter vedere cos'è che c'è. Perfetto. E quindi ecco, così ho anche un po' di una zona dove poter restare e parcheggiarmi senza stare a morire malissimo. Dovrò togliermi un po' di quelle rocce, mi sa, prima di poter sistemare tutto come si deve, mi sa. E sì, sembrano un po' al contrario. Fatemeli fare di qua, che non sono giusti. Ah, ecco perché sono venuti al contrario. Ecco qua. Ottimo. Quindi adesso inizio ad avere un po' più di spazio, giusto per avere un... no, tenuto il tasto sbagliato. Ok, parcheggiati. Perfetto. Questa roba te la puoi prendere. Dammi questo e dammi questi. Ecco. Perfetto. E decisamente grande, devo ammettere. Però un, due, tre. Perfetto. No. Ecco, così.
Ecco. E così ho anche il muro di protezione. Perfetto, l'unica cosa che mancherebbe sarebbe la porta e un altro paio di... però qua da ci si sopravvive. Così almeno ho un posto dove parcheggiare i lupi. No, no, voi dovete restare su neutrale. Così posso, quando vengo a caccia, parcheggio qui l'argentavis o il... o la viverna o quel che è. Così sia che io abbia un megaterio o qualsiasi cosa, o un avamposto dove parcheggiare le creature che uso per andare a farmare chitina. Cosa che non faccio sicuramente con questo, con questa ondata di caldo. E il mio, dopo tipo 3 episodi, il mio ho quasi finito con il breeding di Fasolasuki. Quello scavatore che vedete è quello che userò intanto che brido quelli da, da esercito. Non ha tutte le statistiche buone, ma ha le statistiche importanti. HP, peso e attacco. Quindi per il momento va bene. Così da almeno poterlo usare, cosa che farò tra non molto, perché devo raccogliere un bel po' di polvere pirica e cose qua. Ma adesso dovrò trovare semplicemente un posticino qua per iniziare a organizzarmi con la creazione della stazione ferroviaria, che farà un discreto giro per arrivare fin là sopra. Per questo ho bisogno di ancora più risorse. Metallo non è un problema, ne ho una tonnellata e ne posso fare una tonnellata infinita, quindi quello è l'ultimo dei problemi. Dammi il nome di questa qua. Perfetto. Di qui non ho un gran problema di spazio. Tu sei quasi a posto. I lupi ho le statistiche perfette. Anzi, devo tirar via anche voi. Adesso ho un maschio e una femmina di lupi perfetti, quindi con loro poi farò il resto. Ho anche trovato una mutazione in attacco e una in punti vita. Quindi volendo ho già le linee di mutazione pronte. Ho ottenuto anche una mutazione di Fasolasuco, ma era tipo in cibo. Peccato, perché era un bel rosetto pastello, non era male. E comunque l'idea è, per arrivare fin qua, qui è abbastanza libero, però passo qua sotto e vado fin qui ovviamente, quindi è questo giro qua. Avrò bisogno di un bel po' di tratti di ferrovia, ma tra quella fonte di chitina con cui potrò finalmente mettermi a lavorare e ovviamente il dedicuro per la pietra e il per la pietra fasullo su, non ho sale, quindi sono importante. Questi possono aspettare. Sì, faccio giusto la polvere pirica e la qua. Poco sullo spazio tema, però. Eh sì, vede, per ora ne ho 26. Non so quanto se sono tante, se sono poche, se sono giuste. Quindi, ma immagino che siano abbastanza poche. Quindi per ora sono in... ma perché ho detto? Sono in studio, diciamo. E quindi adesso, appena ho il fasullo a succo pronto, vado giù di polvere pirica, così da avere anche la
da liberare più spazio lì da poter fare più roba. Volendo però potrei portare di là direttamente un il banco chimico e un generatore elettrico e andare con e fare direttamente tutto lì, tanto lì di pietra ce n'è volendo. No, per ora va bene così. Ho la pietra qua a portata di zampa, non è un eccessivo problema. Devo solo buttare giù via tutta questa inutile, quasi inutile sabbia, e avrò tutto quello che mi serve. Quindi ci rivediamo quando inizio a mettere su le i pezzi di ferrovia. Allora, eccoci qua. Ho un bel po' di pezzi di percorso ferroviario che farò andare per passare per di qua e poi probabilmente scendere di lì e andare di là, poi si vedrà. Intanto qua ho liberato un po' di spazio e mi sono allontanato, sono spawnate di nuovo le pietre, ok. Ora la cosa importante è in che direzione voglio che vada il treno, perché queste qua sono unidirezionali, cioè una volta che è posizionata il treno può andare in una sola direzione, quella indicata dalle frecce, come si può vedere, solo quella. E potendo andare solo in quella devo decidere se voglio il treno che vada verso di là o verso di qua, e io penso di volerlo che vada verso di qua, così. Vedete che mette in automatico i blocchi. Dopodiché qua ho le varianti. Ho il binario diviso a due vie, il binario di immissione a due vie, il binario a tre vie, il binario corto, il connettore. Quindi qua per ora devo solo andare con questa, e se in base a dove guardi quando la posizioni, in alto, a destra, cioè puoi metterlo in giù, in dritto, a destra, a sinistra e in alto. In questo caso lo voglio che vada un altro po' a sinistra, e così, e quando lo metti in alto puoi metterne fino a due senza supporto. Però merda, aia, cavolo, scavatore, okay. Allora, dicevo, come potete vedere ci possono essere solo due pezzi di ferrovia senza supporto. Però questo ha qui la ferrovia ha in automatico non questo, ma la ferrovia ha in automatico i ok, no, hanno in automatico gli snap point per le colonne per i pilastri, così da poter fare ponti e simili. Ora per il momento a me questo non serve, perché io qua voglio continuare diritto, volendo anche scendere, perché poi voglio al massimo voglio salire su di là per poi girare di lì. Non di lì nel senso lì sopra, poi dietro per andare da qui fino in qua così. Non so se questi pezzi di treno così possono andare, però questo posso farlo
Devo farlo scendere, sennò poi viene brutto. Ok. Quindi, ok, ne ho preso troppo. E qua è pieno di brutti affari. Vieni qui. Cavolo di Pumba. Ecco, spariti. Ah. È per questo che mi sono portato fuori scavatore. Così, a parte liberarmi dalle rocce in tutta questa zona qua, è anche molto semplice eliminare chi decide di venire dal fastidio. Ecco qua. Ah. Cavolo di bestiacce. Allora, inoltre voglio lasciare spazio per eventuali aumenti di dimensioni della base, quindi... Allora... Allora, prima giù... no, troppo giù. Quindi devo per forza farlo dritto e al limite poi spostarlo. Vedete? Ah, strana... No, sì, ne ha fatti solo due con... uno e due... Che la miseria! Beh, almeno tutti questi livelli extra per scavatore saranno sicuramente ben apprezzati. Allora, qui... Che cosa c'è lì dentro, mo? No, è un... Tutto uno di lasci livello. Sono 17 danni. Ah, probabilmente sarà caduta lì. Ok. Ah. Che razza di lavoraccio. Ok. Io però... non ho fatto particolari pilastri. Quindi... Cos'hai tutto? Ah, ecco cos'hai. Ok. Non ho particolari pilastri, quindi... Perché ho fatto le fondamenta per sbaglio. Vediamo se quello riesco ad abbassarlo, così da poter andare quanto più avanti possibile. Ma che scatole, troppo avanti. Ok, se riesco ad abbassarlo in maniera da non infilarmi completamente nel terreno, la cosa è molto gradita, direi, quindi... Ok... È ostruito dal terreno, dalle rocce. Boh. Mo prova a liberare e vediamo un po'. Vieni qua, vieni qua, vieni qui. Ok, il mio gerbo è finora che fa... Ah, no, ecco perché non... Non è che è ostruito, è che... C'è roba in mezzo. Non c'è la seconda fondamenta per portarlo giù. Ok, farlo come potete notare è problematico.
si era infilato sottoterra. Ok. Quindi riproviamo. Dritto giù. Però se faccio dritto su... non ha lo spazio, no. Devo per forza fare dei pilastri su cui mettere la roba. E sperare che... questo cavolo di Daedon finalmente smettano di spawnare a fronte. Tra l'altro ho scoperto, guardando il suo ultimo video, che qui è anche dove coso... Nordic ha fatto la base, senza manco saperlo. Affari maledetti. Ok, quindi avete visto le cose problematiche. Noi ci arriviamo tra due secondi, appena ho anche i pilastri. Bisogno di pietra, di tutto quanto, anzi. Vado con te che sei più veloce. Allora, non ho... cioè, ho fatto i pilastri, ma... mi sono ricordato di una cosa più furba. Invece che attaccarlo qua, posso semplicemente fare un pezzo di ritto qua e mettere il ma miseria. E dicevo, mettere il connettore così è troppo lontano, quindi mettiamoglielo un po' più vicino. Dai. Ok. Vediamo un po' se... così... connette, ma... no, neanche per scherzo. E allora devo... devo fare qui uno qua, poi ne faccio uno qui che alzo al massimo. E ora, oddio, no, e assolutamente tremendo. Ma se faccio se faccio dritto basso, questo lo posso mettere un po' più avanti. È ostruito da che cosa? Ah, ci saranno delle rocce. Ah. Daranno tutte queste rocce qua in mezzo che dà fastidio. Quindi... meno male che il coso la suco a... o forse sei te. Sparisci. Ok. Riproviamo. Si va decisamente meglio.
Oh mio Dio. E qua ci sono di nuovo le... Ma oddio, quanto respawnano veloci! Devo... ridurre il... Oh no, aspetta! È questo che mi dà fastidio, probabilmente. Ok, quindi... se faccio... così. Allora forse gli va bene. No, non gli va bene neanche così. Probabilmente perché fatto in quel modo, allora che dà problemi. Dammelo basso. Ora tu. Vai così. Me lo dava. Allora è questo qua che va così in basso che dà problemi, quindi. Allora, così è fuori dal limite, quindi deve per forza stare qua più vicino. Vediamo di metterlo più in alto, così. È più vicino. Olè! È un po' meglio almeno. Che scatole. Che fatica. Dove. Sarà davvero lunga. Temo che sarà davvero lunga. Vieni qua. Liberiamo un altro po'. Mi sa che... questo diventerà tutto un... lasciamolo così. Un po' più a destra, perfetto, dritto così, dritto così. Ok, perfetto, così sta andando bene, così sta andando benone. Costruito dalle rocce, ok, quindi... cavolo! Io posso saltare, voi no. No, quella roccia sta comunque in mezzo alle scatole. Ok. Però adesso di spazio per il treno ce n'è. Però queste erano più o meno metà delle... dei pezzi di ferrovia che avevo. Dovrò davvero mettermi sotto con... a produrne molti...
di più. Però intanto diamo un po' un'occhiata al treno. Ha bisogno però di carbonella come carburante, quindi devo andarla a prendere, che quella non ce l'ho. E penso che dovrò per una gran parte andare giù di pilastri e farlo volante, quello sì. Sono completamente senza carbonella. Incredibile. Ho già trasformato. Ah no, un poco ce l'ho. Ah no, ok, ce ne ho. Ok, perfetto. Quindi qua, questo canguro è nuovo, l'ho appena domato, era un 135. Quindi hop. Pite hoppete. Salta. Ok, perfetto. Allora, si mette la carbonella nell'inventario e dopodiché S per andare indietro, V per andare avanti. Assolutamente normale. Il tasto destro è la campanella e il tasto sinistro è il fischietto. Allora, poi aggiungiamo uno dei carrelli, l'unico che ho. E tadan! Qua sopra posso costruire quello che voglio e posso teletrasportarmi tra i vari carrelli. Quindi qualsiasi cosa abbia da costruire. Infatti non è una cattiva idea che mi è venuta effettivamente quella di mettere qua sul treno delle postazioni di costruzione, il bancone e queste cose qua, così da potermi fare i pezzi di ferrovia mentre sono sul treno, senza dover venire sempre fin qua. Però è una... non devo neanche tenerlo premuto, una volta che gli ho dato il vai, lui va. Ok, dopodiché bisogna solo assicurarsi di fermarlo. Questa parte dovrò probabilmente stare a tirare la sua parte, ma almeno adesso posso... non penso di avere la possibilità di mettere tutto su, di mettere le bestie sul treno. Sicuramente non un scavatore. Dovrei metterci le bestie trasportabili con l'argi e girare con quello e l'argi, ma... E adesso questa roccia è andata. Continuano a prendersi il loro bel debuff sull'armatura. Sono morti entrambi allo stesso tempo. Quindi riproviamo. Salto iperatletico. Hop. Allora, ce la puoi fare. Ok, perfetto, quindi vediamo un attimo. Ecco, adesso
Adesso è all'altezza giusta, quindi devo rimetterlo in diritto. Ora posso farlo andare a sinistra, poi Ah, miseria! Ecco, pensateci da voi. Allora, no, devo... tirare su te. Meno male che si possono ritirare su le strutture così. Quindi, allora, dritto così non va. Devo tirarti di nuovo su, farti ritornare diritto, farti girare a destra così con il... che poi in realtà non è girare a destra, è un girare a sinistra. Io lo voglio fare andare su di qua. Vediamo un attimo. Okay, è ostruito. Ostruito da che cosa? Dovrei farlo girare molto più indietro. Però non ho... Se faccio quello rischio di fare un casino, quindi allora vediamo un po'. Dovrei farlo salire di qua, fare continuare a farlo salire così. Ok, questo è inaspettato. Ah, ecco, ok. Quindi adesso che è più in alto, posso rimetterlo in diritto. Ora continua a... girare verso sinistra, ma no. Ho comunque bisogno di no, lo devo tirare sopra, vi devo far fare la curva più a questa altezza qua, quindi appena mi sono riuscito a liberare. Questa bestiacce riesco ok, quindi devo tirarlo più su, quindi te devi andare più indietro per sicurezza, che non so cosa succede se tiri via il tracciato mentre c'è il treno sopra. Ah, ci posso veramente passare via. Ok, quindi lo tiro su più a questa altezza. Ah, qua. Sparisci. Vieni qua. Ok, dov'è? Finito il mio canguro. Ah, eccolo, ok. Ah. Mamma mia, che fatica. Allora. Portiamolo prima.
lentezza. Tutto questo correre mi sta facendo perdere un sacco di... Aspetta, qui è vero, qui non ho messo uno diritto che però poteva essere trasformato già in una curva. Quindi posso fare, ecco, già così. Ora tu puoi andare un po' più diritto, dammi il supporto coi pilastri, continua a girare. Ottimo. Ora ti posso ripilastrare, continuare a tornare indietro e fare un po' di giri, giri, giri e così via e così va. Vieni qui. Sì, effettivamente forse sarà montare sta roba con l'argi non è una cattiva idea. Così. Ok, così va bene, ma non è proprio nella direzione giusta. Devo cercare di... ridammi i pilastri, eh? Ridammi il coso in curva, rimetti i pilastri. Rimettilo che va in su. Mettilo che va in destra. Mettilo che va in destra. No, questo mettilo che va in su. Così passo sopra il... passo sopra quel dirupo. Voglio almeno mettere su questo pezzo di tratta. Ecco, allora. Ma porca la miseria. Vieni qua. Vieni giù. Bravo. Torniamo su. Perfetto. Dai. Okay. Quindi. No, devi... Non può andare ancora più su. Ok. Però così non ci posso fare niente perché arriva dentro la cosa, quindi devo farlo che da qua va ancora più in alto. Cala miseria. Ah. Ok, sto morendo di sete, ecco qual è il problema. Sì, ok, come avete visto la cosa è lunga e problematica. Diciamo che ci aggiorniamo non appena ho un minimo di tracciato come si deve pronto. Oh, mamma mia. Ok, sono riuscito ad andare un altro po' avanti. Da qua, dove poi farò una stazione un po' più carina, sono riuscito ad andare avanti. Ho finito i pezzi di binario e cavolo, me ne serviranno davvero molti di più. Ne avevo fatti quasi 40,
e sono forse arrivato a metà strada. Però sono riuscito ad arrivare a metà strada e il trenino funziona benone. Ci sono anche dei punti extra dove posso, volendo, fermarmi per stare a fra altre cose. Ok, un paio di rocce simili sono respawnati, quindi dovrò per forza mettere una tonnellata di pilastri in giro per bloccare gli spawn della roba lungo il tracciato. Ok, questo è un peccato, specialmente le tratte un po' più elevate. Però sono riuscito anche a utilizzare un po' di connettori e simili per riuscire a non fare tutto sopra elevato, anche se penso che potrebbe essere decisamente più comodo, effettivamente. Ok, però questo è il primo pezzo della mia tratta ferroviaria. Non è un granché, lo ammetto, proprio per niente. Anzi, sarà una gran faticaccia riuscire a sistemare tutto quanto in maniera adeguata. Però sono discretamente convinto che potrà venire una gran bella cosa. Adesso dovrò solo continuare a fare avanti e indietro, sistemare qua questi pilastri in maniera che blocchino gli spawn delle cose che danno fastidio, tipo questi alberi qua troppo vicini, queste cose qua. Però c'è da dire, con un terreno così pieno di rocce, così non piano e cose simili, è davvero complicato utilizzare queste strutture, quello sì. E sarebbe stato più semplice un sistema come quello che è usato da come si chiama? Devo distruggere questa pietra qua. Allora posso metterlo qua però. Ok. Più simile a quello utilizzato da Satisfactory. Però quello sfrutta proprio un engine. Cioè proprio il gioco è costruito in una maniera diversa. Quindi adesso devo solo mettermi qua a sistemare questi pilastri qua, così da riuscire ad andare avanti, e dovremmo essere quasi a posto. C'è questo cactus gigante qui in mezzo, che adesso mi libero. Comunque sì, c'è roba da fare, ovviamente un fasulasuco, e diciamo che, come abbiamo visto, può decisamente liberare un bel po' di strada molto velocemente, ma poi quando devo tornare di nuovo su devo distruggere anche questa roccia, vero? Sì, perché ci passa in mezzo. Maledizione. Ah, però sta andando. Anche lì devo mettere un altro. Sì, ho cose da sistemare. Sarà molto più lunga del previsto. Però sta andando e sta andando bene. Sarà molto divertente. Non vedo l'ora di avere il risultato a posto. Probabilmente dovrò fare delle tratte molto più sollevate piuttosto che a raso terra. Probabilmente sarà molto più comodo andare avanti così con i pilastri. Ma quello sarà da vedere nel prossimo episodio. Vediamo un po' che cosa succederà. Noi ci rivediamo alla prossima. Mi raccomando, like, iscrizione, commenti soprattutto, tutte queste belle cose qui sono sempre gradite. E alla prossima. Ciao ciao.